Buonasera a tutti, siamo qui con Alessandro Novazio, uno dei fondatori del network Psicore e uno dei coordinatori degli stati generali della psichedelia che partiranno domani. Quest'anno in modalità tutta online, purtroppo a causa della pandemia. Alessandro, raccontaci brevemente il programma, perché, di questi stati generali, perché li fate e da dove nasce Psicore. Allora, velocissimamente, Psicore ha circa 18 mesi. In questi 18 mesi abbiamo fatto la prima versione degli stati generali della psichedelia l'anno scorso, praticamente in questi giorni. Avremmo dovuto fare Mindbook, l'editoria della mente, che invece era prevista a circa 6 mesi di distanza, quindi in tarda primavera, in collaborazione col Salone del Libro. E adesso ci stiamo riaffacciando, purtroppo online, come dicevi tu, a un anno di distanza con la seconda edizione degli Stati Generali. Gli Stati Generali sono una fotografia di quello che è la salute o la situazione della psichedelia in Italia. Riunisce, l'anno scorso ha riunito una quarantina di addetti ai lavori, quest'anno abbiamo più che raddoppiato con 80 interventi, due tavole rotonde, approfondimenti serali. E questo sta anche a dimostrare qual è l'interesse che anche in Italia la psichedelia e in particolare la psichedelia farmacologica e clinica ha e ha tra l'altro anche conquistando le prime pagine dei giornali mainstream. E, i lavori, che dire, abbiamo veramente una grandissima partecipazione da parte di specialisti addetti italiani. E anche degli italiani che invece lavorano all'estero su progetti importanti, tipo MAPS, piuttosto che la Royal College di Londra, eccetera. Quindi gli italiani non sono solo, cioè sono a volte non sono profeti in patria, ma sono profeti fuori. E, che dire? Allora, i lavori domani c'è un'anticipazione, domani ci sarà una parte dedicata a Mindbook, che, come dicevo, piuttosto è sfumata per ben 2 volte quest'anno, e ci saranno tutte le anticipazioni di tipo più letterario che legate all'editoria. Poi riprenderemo venerdì 11 per proseguire sabato 12 e domenica 13. Il giorno di venerdì sarà anche un giorno interessante perché ospiteremo una mezza giornata per il trentennale della SISC, la Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza. Ricorderemo anche i 50 anni di stampa alternativa piuttosto che di Renudo che hanno fatto la storia della psichedelia italiana. Sabato sarà invece più incentrato proprio sulla ricerca, con collegamenti anche dal Canada, dal Cile, eccetera. E poi domenica è più dedicato all'arte in generale, e poi a due tavole rotonde conclusive, una sul respiro olotropico, dove abbiamo riunito un po' tutti quelli che fanno respiro olotropico in Italia, e in chiusura una tavola rotonda sulla responsabilità dei media nel momento in cui questo fenomeno, che era un fenomeno elitario, quello della psichedelia, tende a diventare un fenomeno più popolare, più ampio, con quello che potrebbero essere delle problematiche co collegate. Penso di aver riassunto le cose importanti. Perfetto, grazie mille. Alessandro, ricorda come ci si può iscrivere agli Stati Generali e come si può contattare Psicore. Allora, guardate, è semplice, noi abbiamo un sito blog che può essere raggiunto digitando psicorenet.org, psicore con la Y, ok? Oppure psicore.it, oppure ancora più semplicemente mandando un'email direttamente al sottoscritto alessandro.novazio@gmail.com. Direi che sono i canali più rapidi per farlo. Perfetto, grazie mille. Ricordiamo che Grazie. quest'anno Fuori Luogo è partner media dell'evento, per cui stiamo dando una Certo. mano per il supporto di questi stati generali della psichedelia tutti online. Grazie Alessandro, ci rivediamo Grazie presto. Leonardo. Buona serata. A presto. Grazie.